Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai in compagnia. Si può sintetizzare così, con questo antico proverbio africano, il significato più profondo del festival di pubblica utilità organizzato da Simbola e Comuniche, promosso dal Comune di Imola e Conami, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dall'ANCI. Il festival, che vedrà come cornice d'eccellenza l'Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari, si svolgerà il 20 ottobre a Imola. Pubblico non è solo ciò che appartiene al comune, ma è soprattutto ciò che appartiene alla comunità, in una proficua partecipazione e compartecipazione dei cittadini e delle imprese alla crescita e allo sviluppo di una città, cioè un tema che ci riguarda. E dunque un festival semplicemente per mettere a punto riflessioni, per definire nuovi modelli di crescita e di sviluppo del sistema pubblico. Molte delle cose di cui stiamo discutendo appaiono perfino dei diritti acquisiti. Si pensa in eterno, nessuno più si domanda ma cosa ci sta dietro ad una lampadina che si accende, cosa ci sta dietro ad all'acqua che ti scorre dai rubinetti. Sembra tutto dovuto, invece c'è dietro un pensiero, un'elaborazione. Sembrano diritti acquisiti, in realtà sono il frutto di un lavoro importante. Questo vale per la televisione, vale per la cultura pubblica che c'è all'interno di un'azienda. Siamo all'interno del più grande cambiamento nella pubblica amministrazione. Prima o poi i servizi arriveranno direttamente nei telefonini, nelle tasche dei cittadini, no? Siamo già in un'epoca digitale. Quanta questa trasformazione la viviamo da protagonisti, segnerà la capacità di questa città di essere nella nuova epoca e non un racconto di una storia nobile. Ecco, questa è la grande questione che abbiamo di fronte. Quindi una grande opportunità su temi decisivi per lo sviluppo economico e sociale della nostra città. Pensiamo di poter dare un contributo all'Italia, semplicemente non mostrando quello che siamo stati, ma indicando quello, una visione, una prospettiva. E in questa città il sistema pubblico è sempre viaggiato insieme ai cittadini, era sulla stessa autovettura, sullo stesso veicolo, sulla stessa strada e nella stessa piazza. Per noi vuol dire garantire servizi e qui possiamo approfondire una riflessione grande con l'Italia, perché poi l'orgoglio di questa città non è solo la sua identità, ma anche la capacità di stare in relazione. Il ministro Madia ha fatto una riforma importante, sarà con noi quel giorno. Il ministro Lotti per un dicastero fondamentale come quello dello sport. C'è un'occasione fondamentale perché il futuro ci appartiene, è già qui, è tra di noi. Viviamo la riforma come un'opportunità per il sistema pubblico e quindi credo che poterne discutere con il governo, poter avere la presenza di autorevoli ministri, ma anche autorevoli presidenti e rappresentanti delle più importanti aziende pubbliche del Paese, dalla RAI fino a Poste Italiane, sia per noi una grande occasione per poter confrontarci con il governo innanzitutto, ma anche con i principali protagonisti delle aziende pubbliche e anche delle aziende quotate del nostro Paese. Quindi una grande opportunità su temi decisivi per lo sviluppo economico e sociale della nostra città.